Namaste, io sono Ace Brave e ben ritornati a un altro episodio di The Binding of Isaac Rebirth. Questo è un episodio un po' speciale, anzi molto speciale, perché è l'episodio che separerà tutto quello che avete visto finora da quello che faremo con The Lost. Vi spiego subito la situazione. Sono 2 giorni circa che la sera sto cercando di fare questa run e questo è l'ottavo tentativo. Ottavo tentativo di cosa? Spieghiamo le condizioni iniziali. Siamo con Isaac. Io ho semplicemente usato il nostro trucchetto, che è quello di tenere premuto la lettera R della tastiera per resettare la run fin quando non viene una stanza dorata vicino allo spawn, e però ho fatto in modo che fosse il libro delle rivelazioni, ovvero Book of Revelations, ovvero l'Apocalisse. Questo l'ho fatto perché in questa run voglio cercare di trovare il cubo di... scusate, non il cubo di carne, ma la palla di cerotti di quarto livello. Sappiate che ci sono voluti 8 tentativi per arrivarci. Questa volta ce la faremo. E vi lascerò a... questo è il commento in post-produzione. Il commento di Ace del passato, che lo vede in diretta, lo vedrete tra una ventina di minuti. Mentre per adesso ci sono io che vi racconto un po' le cose. Vi racconto tecnicamente cosa è successo intanto che affrontiamo Carestia, che è il primo. Vedrete anche delle pause qua e là, perché questa cosa l'ho registrata e contemporaneamente stavo chiacchierando con i ragazzi della Daily Challenge per qualche informazione, e semplicemente gli ho scritto: quello è il seed particolare dove, se volete, potete trovare anche voi il libro d'Apocalisse subito. Intanto abbiamo trovato Famine e è successo anche che abbiamo trovato la palla di cerotti. Perché? 8 tentativi sono andati male. 7 tentativi sono andati male perché tutte le condizioni negative che possono succedere sono: 1, rirollate per sbaglio il libro dell'Apocalisse, e l'ho fatto una volta e mi sono mangiato le mani. Un'altra volta può succedere che possono succedere tante cose, credo di averle spiegate anche a fine video, quindi non ve le dico più di tanto. Troviamo pesci, vedrete un po' di una combinazione molto strana. Mi interessa poco vincere la run, quello che voglio cercare di fare è sbloccare quell'achievement particolare. Un mini consiglio che posso darvi, quindi praticamente una cosa che abbiamo fatto, visto che il cubo di carne ce l'abbiamo già di quarto livello, il Meat Boy l'abbiamo già fatto, quindi c'è anche quel 50% probabile, perché poteva saltare un cubo di carne e ho dovuto riavviare un paio di run perché è saltato fuori. Tra l'altro in una run di prova sono riuscito di nuovo a trovare il cubo di carne di quarto livello, perché volevo giusto vedere se arrivavo fino in fondo, e alla fine ci sono arrivato, mentre le altre volte sono state dei vari blocchi che ormai conosciamo già se seguite bene la serie: la stanza doppia, il fatto che arriva un cavaliere sbagliato, eccetera eccetera eccetera. Questa run parte con pesci, che è un oggetto che in realtà non è che sia proprio fortissimo, e tra l'altro posso fare un discorso, ho letto altre teorie che sono molto molto interessanti. Possiamo parlare di quello. Ho visto una teoria abbastanza interessante che vede, cerca di rispondere alla domanda perché Isaac è cattivo, cioè presupponendo che Isaac ha fatto qualcosa di male, qual è quella per essere sentenziato così da quello che in teoria è Dio, che potrebbe essere semplicemente il narratore della storia. Qual è il peccato che ha fatto Isaac? Potrebbe essere una teoria che ho letto nei commenti, è quella che vede ad esempio Guppy morto per colpa di Isaac, vede addirittura Brother Bobby e Sister Maggie in certo senso coinvolti come vittime di questa cosa, che potrebbe essere. Non ci avevo mai pensato questa cosa di scoprire perché Isaac... cioè, se quello che è il narratore, Dio, ha ragione su Isaac, cioè Isaac è veramente cattivo, e perché è cattivo? Ha fatto qualcosa di specifico o è la somma di tutto quello che è ed è questa cosa qua? Secondo me, fino adesso che non ci ho pensato, la mia risposta è
La mia risposta per adesso è un pochino più filosofica e psicologica contemporaneamente. E non è Isaac ad essere cattivo perché ha fatto un'azione specifica, ma è semplicemente, anche come si vede dal finale, dove accetta di essere cattivo. Secondo me è una cosa un pochino più... Io lo vedo un pochino più in generale, nel senso che sa di essere umano e quindi sa che può fare qualcosa di negativo. È un po' più all'acqua di rose come cosa, in un certo senso, però è un modo, secondo me, per giustificare. Ovviamente è una cosa che va ben oltre la visione che avrebbe un bambino della cosa. Bambino sa di essere, scopre di essere cattivo, lo accetta, però non è che va così tanto a fondo della cosa. Infatti tantissime delle cose che vediamo sono delle allegorie, però alle volte dobbiamo vederle attraverso gli occhi di Isaac, attraverso l'occhio di un bambino, fondamentalmente. E quindi il fatto che i peccati diventino reali, ma anche le paure diventino reali, diventano dei mostri che vogliono mangiarti. È il famoso mostro sotto il letto. Tra l'altro c'è anche qualcosa sotto il letto, se ci pensate. Però appunto è questa è una delle teorie che mi ha incuriosito abbastanza e mi ha stimolato abbastanza come cervellino. Ed è una cosa che continua a stupirmi, perché una serie che dura da oltre 100 episodi continua a essere molto molto interessante, secondo me, proprio perché ci alimentiamo a vicenda con queste teorie. Tra l'altro vedete la macchinetta delle donazioni che è ferma a 930, perché qualche episodio fa ero arrivato a 999, però sto facendo questa cosa qua. Una delle combinazioni che andrò a spiegarvi, tra l'altro, che ve la spiegherò dopo, quando ci sarà il mio io del passato che vi parlerà, prevede appunto l'utilizzo di molti soldi, e siamo a Pestilenza. Qua lo sto segnalando ai ragazzi ai ragazzi della Daily Challenge che mi stavano seguendo mentre lo facevo in diretta, praticamente. Ed eccomi qua con Pestilenza, il secondo cavaliere. Combattimento abbastanza duro, perché in realtà sono felice perché sto combattendo contro il secondo cavaliere dell'Apocalisse e quindi avrò assicurato la palla di cerotti. Il problema è che faccio pochissimo danno. Guardate, solo per uccidere questi vermetti che mi vengono addosso quanto ci metto. Ci metto veramente veramente tanto. E infatti sarà una run molto al suicidio, in un certo senso, perché in questo momento la fonte di danno maggiore che abbiamo è la palla di cerotti. Quindi quello che possiamo fare è o prendercela con molta molta calma e rischiare di stare più tantissimo in questa cosa, il che aumenta tantissimo la possibilità di prendere danno, oppure facciamo dei kamikaze praticamente e ci lanciamo contro il nemico e utilizziamo la palla di cerotti il prima possibile. Infatti sarà esattamente quello che ho deciso di fare in questo momento. Vedete che la palla di cerotti ha sistemato il combattimento. Ho dovuto perdere un po' di energia per farlo. Ci prendiamo il secondo ball of bandages e patto con l'angelo, che non mi aspettavo, e prendiamo un cuore rosso. Ce ne andiamo giù e vediamo di essere già al quarto piano. Secondo i calcoli i cavalieri dell'Apocalisse salteranno fuori allo schema 1, 3, 5 e 7. In realtà possono anche saltar fuori al 2 e al 4, ma se non li avete già affrontati all'1 e al 3 praticamente. Quindi praticamente tutti i livelli dispari. In questo momento siamo al 4, quindi qua non c'è un cavaliere dell'Apocalisse. Nel prossimo ci sarà guerra e poi tra 3, da questo momento qua ci sarà morte. Ci sono alte probabilità che... Diciamo che qui è una cosa di cui voglio parlare abbastanza e... è un ragionamento che faccio anche entrando ancora di più nel dettaglio di come funziona questo gioco. Un'idea che voglio condividere con voi riguarda le speedrun. Sapete che cos'è una speedrun? Una speedrun è un finire il gioco più velocemente possibile. C'è una comunità enorme internazionale che fa solo speedrun, praticamente prende un gioco,
cerca di finirlo e ci sono delle categorie, ad esempio finire al 100% un gioco oppure finirlo semplicemente nel più breve tempo possibile, oppure utilizzare dei glitch che fanno parte del gioco e eccetera eccetera eccetera. Uno dei più famosi, almeno che mi viene in mente, così possiamo anche chiacchierare anche di questa cosa. Intanto mi vedrete ogni tanto cliccare sullo schermo perché semplicemente sto parlando su Skype con altre persone, con queste persone qua per raccontargli quello che sta succedendo in diretta. Ma una cosa appunto con le speedrun, ci sono tantissimi giochi che vengono speedrunnati, che vengono, di cui viene fatta una run. Tanti giochi anche abbastanza vecchi, tipo non so, Mega Man, oppure un gioco molto molto famoso che è ad esempio Super Mario World. Super Mario World, per dirvela, vi faccio l'esempio perché ci sono diverse categorie. C'è la categoria 100% che prevede andare per ogni singolo schema e arrivare fino alla fine, e ci si mette un tot di tempo. Posso anche andare a controllare quanto tempo ci si mette per la precisione. Super Mario World, adesso sto facendo cosa completamente diversa rispetto a quello che vedete. Speedrun. Così vedete la differenza, vi spiego un po' le categorie. Allora, Leaderboard Super Mario Speedrunning. Così vi spiego velocemente le categorie e vi parlo poi, mi ricollego al discorso su Isaac, intanto in sottofondo vedete una run che è abbastanza semplice in realtà. Per quanto riguarda Super Mario World, vi dicevo, c'è 11 Exit, che è una categoria in cui si può fare praticamente un determinato modo e in 10 minuti praticamente, il record è 9,47, si riesce a finire il gioco, che è la categoria più famosa e prevede l'utilizzo di un glitch particolare, per andare avanti. Poi c'è ad esempio la categoria che si chiama 96 Exit, che sarebbe quella 100% invece, che prevede ogni singola cosa e ci si mette un'ora e 20 minuti, quindi capite già la differenza, 10 minuti, un'ora e 20. Poi ci sono tante altre cose, ad esempio c'è una categoria che si avvicina molto a quello che viene chiamato TAS, ovvero Tool Assisted Speedrun, che vuol dire proprio andare a costruire un programma per far giocare al computer il gioco e farlo finire nel più breve tempo possibile. E lì ci sono dei movimenti assurdi che permettono di giocare proprio con i giochi emulati. Proprio perché ci sono alcune pack, diciamo, di giochi emulati che sfruttano banchi di memoria perché la memoria non era tanta. Quindi si va veramente a livelli assurdi e il gioco può essere finito tipo in un minuto. E il bello appunto di queste speedrun è cercare di farlo nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda Isaac, perché nel canale che seguo semplicemente se cercate speedrun su YouTube trovate un sacco di roba. C'è un canale particolare che mostra diverse speedrun e mi ha incuriosito Isaac, che ha un cronometro. Lo si finisce con le speedrun? Sì, però c'è una cosa un po' strana perché è seedato, cioè hai seed, quindi è un po' particolare. Ci sono due categorie fondamentalmente, però una non viene praticamente mai fatta. Mi chiedo ancora perché non venga mai fatta, o meglio, viene data una giustificazione, ma è facilmente sistemabile. Intanto affrontiamo The Hollow verde e vediamo di sconfiggerlo. Le due categorie in teoria sarebbero categoria con stesso seed e categoria a random, in cui ognuna inizia una partita con lo stesso personaggio, ma il seed viene diverso. Viene molto falsata la speedrun a seconda di quello che capita. Molti di voi che avranno appunto visto tutti quanti gli episodi avranno visto delle run anche mie, in cui il gioco lo finisco in 20 minuti e alcune in cui lo finisco in un'ora e mezza, pur cercando di andare più velocemente possibile, perché dipende da quello che ho come oggetto. Poi io non ho mai cercato di finire nel più breve tempo possibile ancora. Però insomma è una delle possibilità è questa. Di contro c'è, se io voglio fare una competizione abbastanza un po' più equa, dovrei dare un seed per tutti. E il problema è che nel momento in cui si conosce quel seed, il giocatore che lo gioca per la prima volta
ha uno svantaggio rispetto a quello che lo gioca dopo, perché quello che lo gioca dopo ha una, come si dice, una, un vantaggio molto notevole, perché sa già che oggetti ci sono, sa già come sono fatte le mappe, quindi c'è tante cose da questo punto di vista. A questo si ovvia col fatto che se voglio fare una competizione di questo tipo, la devo fare in diretta, quindi devono giocare nello stesso momento e fare una corsa tra di loro e senza possibilità che si guardino a vicenda, in modo da spiarsi a vicenda. E questa è forse l'unica maniera per far funzionare bene una speedrun con questo gioco qui. C'è invece un'altra cosa ancora che si collega a quello che è stato fatto fino adesso, che è una cosa che verrà fuori con Afterbirth, l'espansione che dovrà uscire, che non so, tra l'altro mi avete chiesto se è a pagamento o meno, non ho trovato notizia a riguardo. Se viene trattata come Wrath of the Lamb, l'espansione che c'era per il gioco originale, costerà, ma non costerà tanto, immagino, anche perché si tratta di un indie game che non ha granché di richieste dal punto di vista del monetario, però appunto potrebbe essere un DLC da comprare, e sinceramente io lo comprerò subito, però non è detto, insomma, che potrebbe anche essere gratuito. Io mi aspetto un DLC che costerà $5, $5, una cosa del genere, forse, se proprio dovesse essere una cosa di questo tipo. Però appunto una delle aggiunte che ci sarà in Afterbirth sarà proprio quella che viene chiamata Daily Run, Daily Challenge, che in questo momento c'è, però c'è per via esterna, non è implementata nel gioco. C'è un programma che fornisce un seed al giorno da giocare, che è una cosa molto molto utile. Sono curioso di vedere come verrà implementata in Afterbirth, ma soprattutto come verrà fatta la classifica. Se verrà fatta solo con il tempo a disposizione, perché non ci sono altri modi per assegnare un vincitore. C'è la quantità di monete, ma si ferma. O verrà implementata, ad esempio, un altro tipo di contatore, che potrebbe essere le uccisioni che avete fatto o qualche altra cosa particolare. Il numero di oggetti che avete preso, insomma, qualcosa di questo tipo. Potrebbe essere uno score che in questo momento non esiste nel gioco. Sarà molto molto interessante cercare di capire come verrà fatta. Probabilmente la cosa più semplice è chi la finisce nel minor tempo possibile. Però secondo me perde un pochino il gioco in questa maniera, nel senso che per cercare di finire nel minor tempo possibile si rischia di perdere. Praticamente per finirlo nel minor tempo possibile non bisogna entrare in nessuna stanza, bisogna andare verso i boss il più velocemente possibile, quindi è un po' un controsenso, perché poi la run diventa sempre quella e bisogna avere fortuna nel cercare di trovare la stanza prima possibile. A questo però sopraggiunge un'altra cosa, il fatto che Isaac lo possiamo controllare. Ci sono tantissime cose che sono generate casualmente, se ci pensate, il layout dei piani, gli oggetti che vengono fuori, i boss che vengono fuori, tutto viene generato casualmente praticamente. Quello che possiamo fare noi però è cercare di capire quali sono le procedure che fanno sì che queste cose vengano generate, quindi tutta una serie di cose, ad esempio sapere l'ordine in cui prendere gli oggetti può aiutare, sapere la potenza delle sinergie che ci sono, sapere quali sono i famosi item pool, ovvero l'elenco di oggetti che possono succedere e quindi le probabilità connesse. Ad esempio, il primo oggetto io so che ha una probabilità di 1 su tutto quanti gli oggetti che ci sono. Se io vado invece nei patti col diavolo, gli oggetti sono molti di meno, perché gli oggetti sono quelli di Gappi, il coltello, Abaddon, Brimstone, e non è che ce ne siano proprio tanti rispetto a tutti gli oggetti del gioco, che sono 400 e rotti, no, 300 e rotti, e lo saranno anche di più dopo che ci sarà l'espansione. Praticamente quello che voglio dire è che l'abilità di un giocatore in questo gioco non è semplicemente finire più velocemente possibile il gioco,
ma c'è anche questa manipolazione, secondo me, degli elementi in modo da far vincere sempre. Quindi, ad esempio, una cosa che mi piacerebbe avere all'interno di queste cose, intanto stiamo affrontando il terzo cavaliere, che è guerra, e lo sto comunicando anche questo giro. Tra l'altro è un piano XL, quindi abbiamo guerra e subito dopo avremo il combattimento con mamma. Anche qua decido di sacrificare, ho anche il pugnale sacrificale che mi aiuterà a fare ancora più danno, quindi bene per quello. E siamo con la terza palla di cerotti, quindi abbiamo Bandage Girl che funziona molto bene da questo punto di vista. E quindi, appunto, vi dicevo, l'abilità di un giocatore secondo me si misura anche nella sua abilità a modificare quelli che sono gli elementi. Una cosa che mi piacerebbe vedere implementata quindi è, ad esempio, una classifica che si basa sulla win streak, ovvero le vittorie consecutive che abbiamo. È una cosa molto molto più interessante, secondo me, rispetto alla semplice tempistica, che dipende veramente dal giorno al giorno. Quindi una classifica giornaliera ha senso, ma sul lungo termine secondo me ha anche più senso una classifica che vede il numero di vittorie, praticamente. Il numero di vittorie anche consecutive, magari. Siamo a utero, credo sia utero, non womb. E vediamo un po' se riusciamo a trovare morte. Comincio ad essere un po' stanco anche, tra l'altro, nella giornata. Ah, altra cosa molto interessante, vi ho risposto al commento relativo, ma comunque mi fa piacere citarlo per tutti quanti. Era quel nemico che avete appena visto, che è un nemico che non ha la pelle, è scorticato, che si chiama Dublo, qualcosa del genere, comunque doppio vuol dire. Potrebbe essere, no, Doppel si chiama, che penso sia Doppelganger. È un nemico che fa esattamente le stesse cose che fa Isaac, però è senza pelle. Mi è venuta fuori un'idea abbastanza interessante, perché ce ne sono due in realtà di questo tipo. Come quasi tutti i nemici c'è una versione doppia, c'è qualcuno che li sta trovando tutti quanti. Ma se andate sulla wiki vedete bene come l'associazione, insomma, nemico per nemico. Ma il bello è trovare la motivazione di perché ci sono questi due nemici, due facce della stessa medaglia. Per quanto riguarda Doppel e la sua alternativa, che si chiama Evil Twin, che praticamente è un, l'avete visto, è una specie di Azazel con tre occhi, è un diavolo con tre occhi, mi ha fatto dire anche, ma aspetta, questo personaggio qua che è scorticato potrebbe essere San Bartolomeo, che è stato scorticato prima di essere crocifisso, e quindi praticamente avremo una versione santo, San Bartolomeo, e una versione diavolo, che è quella specie di Azazel che si chiama Evil Twin. Potrebbe essere. Oppure potrebbe essere semplicemente, io sono il tuo contrario e quindi ho anche la pelle messa sul contrario. E quindi vediamo. Tante belle teorie che saltano fuori. Molto molto interessante, sempre di più. Come dicevo, questa run è speciale rispetto a tutte le altre, proprio perché volevo segnare una bella differenza tra questo episodio e i prossimi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più al 100% del gioco. E se avessi continuato provando, cioè, tenete conto che io ho provato a registrare un pochino le varie volte che sono arrivato fin qua. E ci ho messo, fatemi contare, 1, 2, 3, 4, 4 per 3, 2, ok, ci ho messo un totale effettivo di 2 ore di gioco per cercare di arrivare a questo punto qua, effettivo, in praticamente un'ora e un'ora ci ho messo in 2 giorni, per cercare di arrivare a questo momento, escluso ovviamente il tentativo singolo, cioè il fatto che, cioè, ho speso 2 ore per trovare 8 volte il libro,
Ma non ho fatto la run completa, quindi esclusa la run completa che ho provato a fare. Quindi ci sarà praticamente altri 40 minuti per ciascuna delle run. Quindi ci ho impiegato un bel po' di tempo alla fine. Però era per portarvi questo episodio qua il più chiaro possibile. E il più presto possibile, anche perché sennò sarei veramente. La serie sarebbe durata veramente, veramente, veramente tanto. Con delle run che in realtà non avrebbero dato granché di interessante. So che vi piacerebbero tantissimi episodi. Però ho deciso di fare così. Per mantenere comunque la serie fresca e per evitare che andasse all'infinito e oltre verso il nulla. E tra l'altro voglio cercare di arrivare al 100% prima che esca Rebirth, così Afterbirth, così quando avremo Afterbirth riusciremo a farcela. Vi saluto e ci vediamo con Ace del passato. Questo pezzettino lo registro un po' in diretta. All'ottavo tentativo ce l'ho fatta. You made a super bandage girl. Che come vedete non è neanche tanto, perché è semplicemente la solita bandage girl, solo che è più grossa. È molto forte come personaggio, però mamma mia, 8 tentativi più tutta quanta una serie di cose. Tra l'altro vi informo che adesso non mi interessa neanche vincere la run, sappiatelo, parte. Vi informo che la wiki ha degli errori. Perché nella wiki c'è scritto che ci sono altre tattiche. Allora, l'unica tattica possibile è oltre a questa è quella che c'entra con la runa di Gera e Blankard, e cercare di copiare all'infinito. Praticamente vuol dire l'unica maniera per ottenere i cubi senza affrontare i cavalieri è quella di usare Monster Manual, ma usarlo all'infinito. Per usarlo all'infinito bisogna avere batteria all'infinito. Per avere batteria all'infinito bisogna avere Blankard e Gera. Blankard è una batteria, e però usarlo tantissime volte in modo da farlo moltiplicare di seguito. Con la runa di Gera si moltiplicano le batterie a terra, quindi praticamente raddoppiate il numero di batterie a terra. Poi dovete però prendere anche il manuale dei mostri e fare questa cosa. C'era un'altra tattica che funzionava, e sulla wiki c'è segnata questa tattica, anzi una serie di tattiche. Credo sia l'unica però che coinvolga qualcos'altro, o meglio non coinvolge Blankard e la runa di Gera, ed è quella che in realtà non funziona più, ed è una combo con Pyromaniac. E quindi Pyromaniac, una qualsiasi cosa che utilizza le bombe, e quindi praticamente in quella maniera Pyromaniac, scusate, l'abito della suora e Sharp Plug e Wafer tutti quanti insieme, in pratica è un'altra maniera per ottenere il reroll all'infinito, cosa che però non funziona più perché Pyromaniac non sinergizza più con l'abito. Quindi quando prendete danno da esplosione, che con Pyromaniac diventa una cura, non è che si ricarica con l'effetto sono talmente tanto contento, ci ho messo veramente 2 giorni, ma non consecutivi, cioè 2 giorni consecutivi sì, ma non continuati, esatto, perché tempo a disposizione. Però sono molto contento che finalmente sono riuscito a fare. Adesso manca solo la roba di The Lost, di cui ci dedicheremo dal prossimo episodio. Appunto, questa cosa qua, l'altra, questa cosa di Pyromaniac non funziona più perché l'abito non sinergizza più con Pyromaniac, e quindi non potete avere cariche all'infinito di qualcosa con quella sinergia lì. Però si basa sempre su, in un certo senso si basa sempre su sul Monster Manual e utilizzarlo all'infinito. Non c'è altra soluzione. L'altra soluzione è proprio questa, e sono riuscito a farla dopo 8 tentativi. Vi dico tutte le cose che sono successe negli 8 tentativi che non avete visto, nei 7 tentativi che non avete visto. Praticamente, cosa è successo? In 2 di questi è arrivato Headless Horseman, il cavaliere senza testa. In cosa ho preso? Ho preso per andare su, quindi andiamo su.
Tra l'altro, notate che le mie lacrime fanno abbastanza schifo. Sono a corto raggio, non fanno tantissimo danno, però Bandage Girl ci sta pensando a fare un bel po' di danno da sola. Ha un po' un'intelligenza artificiale del cavolo, perché gira un po' a caso, però funziona. Ho trovato questo signor qua una volta, anzi, scusate, due volte. Quindi due volte ho trovato Conquest al posto di morte e due volte ho trovato il Cavaliere senza testa. Una volta ho rirollato per sbaglio il libro e mi sono mangiato le mani. Ma questo ancora è all'inizio inizio, quindi non è che abbia perso la run completamente, semplicemente non è mai partita quella run lì. Una volta, anzi un paio di volte credo sia successo che ho trovato Mr. Fred al posto di morte. Perché i cavalieri senza testa, scusate, i cavalieri dell'Apocalisse non spawnano nelle stanze larghe, nelle stanze che occupano un po' di più. Quindi c'è anche questo in mezzo come una delle tante possibilità. E una volta credo di non aver. Non so perché, questa non ho trovato riscontri da nessuna parte sulla wiki. Ma mi è arrivato il caduto. Che non so se sia determinato. In teoria non dovrebbe accadere. L'unico motivo per cui potrebbe essere accaduto è che né in quella run specifica mi ero dimenticato in quel piano specifico di utilizzare il libro. Perché magari avevo finito la carica e ho trovato il. E dall'impeto sono andato subito contro il boss. Potrebbe essere, eh. Tra l'altro qua ho sprecato una bomba, ma vabbè. Non me la sto cavando malissimo alla fine. Con Bandage Girl sta facendo il suo lavoro. Tra l'altro, se avete visto la prima parte della run, vabbè, vi avrò già commentato. In realtà, questo è il commento in diretta, mentre quello che avete sentito prima era Ace del futuro che ha parlato un pochino. Vediamo un po'. Quella direi che vale la pena raggiungerlo, perché non è che abbiamo proprio tantissima energia. E in più c'era anche uno di questi in mezzo. Ok, mamma mia ragazzi. Tra l'altro, se vedete delle pause e cose del genere, ve l'avrò già spiegato probabilmente. Anzi, questo è anche un modo per un reminder per dirvi. Aiuto. È anche un reminder per farvi vedere che differenza c'è tra una registrazione in diretta e una in post-produzione. Ok. Perfetto, qua possiamo utilizzare di nuovo. Vediamo se riusciamo a battere Isaac. Comunque sì, volevo fare una specie di taglio in un certo senso tra questa run è subito dopo la run dove ho finito di sbloccare tutti quanti i personaggi, tutti quanti i post-it dei personaggi a livello anche difficile, a parte The Lost. E volevo mettere questo come questa run come intermezzo, proprio una run di intermezzo tra quello che abbiamo fatto finora e The Lost. Così adesso vediamo di dedicarci solo ed esclusivamente a The Lost. Sarà un allenamento molto difficile, perderò un sacco di volte. Mo molto probabilmente la serie cambierà leggermente perché non vedrete una run di 40 minuti o quello che è, ma vedrete sempre allo stesso tempo. Penso sempre 30-40 minuti, dipende da quello che è. Dipende da quello che salta fuori, però probabilmente non vedrete una run sola, ne vedrete 10, 20, dipende da quanto fortunati siamo. Potreste anche vedere, quando ne vedrete solo una, vuol dire che sarà andata decisamente bene. E quindi adesso, dopo un bel po' di episodi in cui voi eravate lì, oddio, questo episodio non lo guardo perché dura solo 20 minuti, quest'altro episodio, intanto sto per morire, quindi è assolutamente non ininfluente in questo momento. Ciao Isaac, sono te stesso. Bandage Girl dovrebbe fare tutto il lavoro. Si rivela molto forte in questo caso. Cerchiamo di non morire magari. Ma tanto ce ne importa abbastanza poco. Bandage Girl, se funziona, funziona. Cioè, sicuramente ci porta alla parte più semplice che è questa, secondo me. Abbiamo anche Infamid, però non ha funzionato. Bandage Girl, però devi andare là, per favore.
Potresti andare là? Grazie, infami. Potresti andare là? Grazie. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Fai ancora una volta? Va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Con un po' di fatica a sconfiggere Isaac. E adesso andiamo dentro la cesta. Vediamo se possiamo festeggiare con una vittoria. Oppure festeggiare e basta. Perché comunque abbiamo già vinto. Profumo, boom. Tutti belli, bellissimi oggetti. No, in realtà non lo sono granché. A parte forse la... la parrucca che mi sta piacendo un casino ultimamente. Qua Bandage Girl è il tuo momento. E tra l'altro nella tattica con Monster Manual praticamente potete avere tutti i famigli contemporaneamente. Quindi sia Bandage Girl che il Cube of Meat, Meat Boy di quarto livello, tutti e due insieme, cosa che sarebbe impossibile in qualsiasi altro modo. Ok, stiamo per morire, ma moriamo contenti. Io sono bellissimo da vedere con la bocca di Ciccio Pasticcio della cipolle e la parrucca. Oh, bene, bene, bene. Sono contento, sono molto contento. Vediamo un po' gli stats, perché come potete vedere i segreti sono a 169. In tutto i segreti sono 178, che è tra l'altro il numero di morti che abbiamo fatto fino adesso. Se vedete gli item, ce ne mancano due. Questa pagina ne manca uno. E sono 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 11 oggetti. Cosa ci manca ancora? Forse non ho preso ancora qualcosa. Ci mancano i 7 oggetti che si sbloccano con The Lost. E poi c'è qualcosa che non abbiamo ancora preso. Ma vedrò poi più avanti di che cosa si tratta per la precisione. Comunque sono molto molto contento di essere arrivato fino a questo punto. Adesso veramente ci mancano, invece, per quanto riguarda i segreti, ce ne mancano 9, perché sono i 7 di The Lost più i due finali, che sono, quando ho finito The Lost sbloccherò anche quei due, che sono praticamente l'achievement che si è arrivato al 99% e l'achievement che si è arrivato al 100%. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio domani, dove inizia la battaglia con The Lost. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave!